Ciao ragazzi, ciao Giusy, come sta andando l'estate? Spero bene, come potete vedere io sono rossissimo, quindi sta andando alla grande, differenza sua che è invece bianchissima, però tranquilla ti modifico in post-produzione. Okay. Allora, al di là degli scherzi, abbiamo qui un mazzo di carte, però in realtà non ti farò un vero e proprio effetto di magia. Mm-hmm. Più che altro ti convincerò di una cosa, ovvero che il destino esiste e soprattutto esiste anche in magia. Allora, nel frattempo che ti spiego puoi anche mescolare tranquillamente il mazzo di carte, perché tanto è previsto nel nostro destino, quindi anche se mescoli e farei delle scelte casuali, il destino ci dirà che quella scelta in realtà non è casuale, perché per chi crede nel destino le coincidenze non esistono. Ok, quindi hai mescolato un mazzo di carte con tutte le carte diverse, come puoi vedere un mazzo completamente regolare. Sì. Ok, potevi mescolare veramente tutte le volte che volevi, perché come ti dicevo prima, per chi crede nel destino non esistono coincidenze. Ok, allora negli effetti normali prima si sceglie una previsione, si fa scegliere una previsione, dopodiché si trova la carta grazie a quella previsione. Sì. Oggi faremo il contrario, prima sceglieremo la carta, dopodiché faremo la previsione. Ma ti spiegherò tutto mentre andremo a fare l'effetto di magia. Allora, andrò a scegliere delle carte, per esempio questa, per esempio questa, sì, per esempio questa, quindi tre carte, perfetto, ti chiedo di sceglierne una. Questa. Ok, perfetto, quindi le altre le vado a scartare. Hai scelto la regina di picche, faccio vedere in camera, okay? Ok? La possiamo vedere perché, come ti dicevo prima, questa non è la previsione ma è la scelta finale. Ok? Adesso sceglieremo la previsione, quindi quando poi mi fermi in 5 secondi, stop. Ok. Stop. Ok. Stop. Questa? No. Questa, questa, ok. Stop. Questa? Sì. Ok. Stop. Va bene così o ne metto altre? Un'altra, stop. Questa? Ok, di queste carte, che hai scelto totalmente casualmente, ne dovrai selezionare ben tre. Questa, questa, questa. Queste tre. Sì. Le vuoi tenere o le vuoi scartare e tenere le altre tre? No, le tengo. Quindi queste tre. Quindi tutto totalmente casuale. Quindi ti chiedo di girare le nostre previsioni. Abbiamo un 3, un altro 3 e un 2. Facendo la somma, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Bene, come ti dicevo prima, abbiamo la carta selezionata e abbiamo, grazie alla previsione, preso delle carte. Sì. Le carte solitamente si trovano per seme e per valore. Mm-hmm. Quindi se io vado a dividere le carte come per seme e per valore, vedremo che questa carta mi dirà che è una regina, quindi questa carta mi dirà che è una carta di picche. Quindi prima la previsione e poi, come puoi vedere, abbiamo trovato la carta selezionata. No, beh, bellissimo. Quindi, come ti dicevo prima, nonostante le tue scelte sono state completamente casuali, le coincidenze non esistono, perché sono scioccata. Fa parte del nostro destino. Bellissimo. Ed eccoci ragazzi con il nostro tutorial. Allora, come avete visto, è un effetto davvero molto potente, ma vi garantisco che il funzionamento è davvero molto semplice. Io lo eseguo dopo aver fatto diversi effetti di magia per fare qualcosa di diverso. Quindi, diciamo, una previsione al contrario. Prima scegliamo la carta e poi facciamo la previsione. Quindi un effetto che potete chiamarla anche la macchina del tempo, oppure come ho fatto io con la performance del destino, quindi potete crearvi la vostra presentazione che più vi piace, insomma, per poter eseguire questo effetto. Allora, prima di iniziare, ci tengo a salutare un mio carissimo amico, ovvero Gabriel Borden, che è l'autore di queste bellissime carte. Io sono davvero molto orgoglioso di avere il numero 003, quindi davvero super raro.
È rimasto ancora qualche altro mazzo di queste Ecaplane Cards che sono davvero fantastiche su lassonellamanica.com. Vi ricordo che con il codice LMAGIX avrete diritto a un 10% di sconto immediato su tutto quello che acquistate, comprese le Ecaplane Cards. E detto questo, direi di passare subito al nostro tutorial. Allora, come prima cosa andiamo a rimuovere tutto ciò che è in più, ovvero i nostri due Joker e le nostre carte Gaff. Allora, come avete visto nella performance, possiamo far mescolare tranquillamente il mazzo di carta al nostro spettatore, quindi davvero tranquillamente, e quello che faremo adesso è stendere il mazzo, in questo caso a nastro. Allora, quando facciamo vedere che il mazzo è un mazzo regolare, quindi con tutte le carte diverse, eccetera, eccetera, andiamo a sbirciare le prime due carte. Ecco, in questo caso, come potete vedere, è uscito l'asso di quadri e la regina di quadri. Bene, quello che dobbiamo fare è creare la carta che sceglierà come prima scelta lo spettatore. Bene, in questo caso abbiamo un caso particolare, perché non possiamo creare l'asso con il semi di quadri, perché entrambe le carte di quadri si trovano in prima posizione. Praticamente è quello che mi è successo in performance, quindi andate a vedere la performance, l'inizio, quando mostro le carte a nastro, che faccio un ulteriore miscuglio, appunto per far sfalsare queste due carte, prime due carte. Allora, può capitare anche un altro caso particolare, quando abbiamo due carte dello stesso valore. Per esempio, due assi, due regine, due sei. In questo caso dobbiamo rimescolare il mazzo di carte. Allora, quello che dobbiamo fare, in questo caso andiamo a vedere subito le prime due carte, che sono l'asso di quadri e regina di quadri, è semplicemente far vedere che il mazzo è un mazzo regolare e semplicemente andiamo a fare, per esempio, un miscuglio con un taglio, e quello che faremo sarà, con la scusa di prendere la nostra previsione, sarà quella di andare a sbirciare le nostre prime due carte. In questo caso, l'asso di fiori e il tre di quadri. Allora, delle prime due carte dovete ricordarvi l'asso, quindi il valore della prima carta, e il seme della seconda carta, quindi l'asso di quadri. In questo caso siamo stati fortunati che è molto vicina. Quindi la prendiamo, semplicemente diremo che questa sarà la carta scelta dello spettatore. Allora, come avete visto, nella performance ho fatto anche una scelta del mago. Quindi quello che sono andato a fare è semplicemente andare a prendere, quindi in questo caso ho preso l'asso di quadri. Poi sono andato a prendere il 3 di fiori, e poi semplicemente una carta completamente random, per esempio un 6 di cuori. Però in quel caso, nella performance, le ho messe di dorso e ho fatto scegliere una carta al nostro spettatore. Nel caso in cui lo spettatore selezionava la terza carta, quindi quella che non c'entra niente, la indicava, diremo bene, questa è mia, scegliene un'altra, magari questa, bene, questa è mia. Ok, questa sarà la tua carta. Quindi 3 di fiori. Allora, in questo caso avremo l'effetto con l'asso di quadri, quindi la versione più semplice, perché avremo come prima carta l'asso e come seconda carta una carta di quadri. Quindi diremo che questa sarà la carta, che solitamente viene trovata alla fine dell'effetto, ma essendo un effetto particolare, quindi se crede nel destino, eccetera, eccetera, dovrà selezionare 5-6 carte, quelle che vuole, per esempio questa. Può scegliere quelle che vuole, tanto poi ne selezionerà sempre 3. L'importante è che non selezioni le prime due, quindi semplicemente facciamo scorrere e quando ci dice stop metteremo le carte a terra. Allora, in questo caso abbiamo 6 carte. Facciamo selezionare 3 carte al nostro spettatore tranquillamente, per esempio queste 3. Allora, abbiamo un 6, abbiamo un 8 e abbiamo una regina. Quello che facciamo è semplicemente andare a contare 6 più 8, 14, più 12, 26. E 26. Quello che è successo è che le carte che prima stavano in cima adesso sono esattamente ultima e penultima. Quindi diremo che mettiamo le carte come per seme e per valore, così come si fa in praticamente tutti i giochi di magia. E ricordatevi che l'ultima carta che metterete a terra sarà il nostro asso e asso. Quindi queste carte non serviranno più, noi sappiamo che quella è l'asso. Quindi prima ancora di girare le carte diremo bene, quindi questa carta ci dirà il seme, quindi gireremo questa carta, bene, quadri, ma avevo una sola possibilità su 4, sarebbe un vero miracolo se questa carta, quindi i numeri che mi ha detto casualmente scegliendo delle carte dal centro, fosse un asso. Quindi gireremo la seconda previsione e abbiamo
l'asso di quadri. Solitamente questi effetti con previsione, con seme e valore danno un forte impatto al nostro spettatore, specialmente se queste due variabili le seleziona lui dal mazzo di carte casualmente, quindi daremo una situazione di casualità e random al 100% che lascerà di stucco il vostro spettatore. Quindi il tutorial termina qua. Come sempre, se volete rimanere aggiornati sul canale vi ricordo di iscrivervi se non siete ancora iscritti, di lasciare un like per un prossimo video e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati appunto sui video successivi. Quindi grazie per aver visto questo video e noi ci vediamo alla prossima.